Ma mi chiamo Luigi Portinaio e sono nato a Palermo 73 anni fa. Subito da piccolo ho avuto passione per la lettura. Leggevo un libro al giorno quando andavo alle scuole medie. Questa passione per i libri nel tempo poi si è trasformata pure in un'attività. Ho cominciato a comprare libri dai miei compagni, amici, conoscenti. Compravo libri scolastici che poi rivendevo sul marciapiede in Corso Vittorio Emanuele durante la campagna scolastica. Quando avevo 23-24 anni ero studente universitario, però in famiglia c'era bisogno di un aiuto economico. L'unica cosa che mi aveva dato soddisfazione fino a quel punto era la vendita di libri. L'ho pensato che anziché farla al marciapiede, aprire un negozio, avrei potuto avere successo, fare più soldi. Col tempo riuscì a convincere l'autorità comunale addirittura a chiudere una via per fare una fiera del libro. Quando un libro arriva in libreria e viene comprato da noi, ma se c'è qualche libro particolare che pensano che possa servire per internet, lo passano direttamente a me. Vengono guardati attentamente, a vedere se ha delle segnature, a vedere se c'ha dei difetti, a vedere se ha bisogno delle riparazioni. E siamo sempre alla ricerca del libro specifico che può servire a qualcuno per un determinato lavoro, per crescere la cultura, diciamo, in generale. E dall'e-commerce, rapportandolo al totale di vendite, è circa il 15% delle vendite totali che ha la libreria. Sono dei risultati per noi essenziali perché ci aiutano nel tentativo di sopravvivenza che facciamo, perché come tutti sanno le librerie sono in forte deficit. E vendiamo in tutto il mondo, pure in paesi impensabili, tipo in Cambogia o in Australia o in Nuova Zelanda. Dove vendiamo di più sono senz'altro Francia, Inghilterra e Germania. Quindi sono spazi nuovi che prima non esistevano e ora cominciano a dare soddisfazioni. Il lavoro che faccio mi piace. Mi piace perché giornalmente sono gratificato da piccole soddisfazioni che si possono avere da questo lavoro. Non è per me una grossa soddisfazione vendere un libro che costa 2.000 euro, 1.500 euro. Certo, fa piacere, ma lo stesso piacere me lo dà vendere un libro di 5 euro che un signore mi dice è tutta la vita che lo cercavo, non lo trovavo mai.